Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono un attimo in imbarazzo, ma giusto un attimo. Salve! Non si dice neanche salve. Vabbè, ascoltatemi perché lui fa finta. Non sei neanche seduto. Ecco, le ha fatte tutte. Allora, ieri era l'Immacolata e ho abbandonato. Concezione. Ho abbandonato il moroso per andare a prendere delle cose per il bar, in realtà. Ma sono Sì, tornata. Perché mi ha abbandonato per ben 3 ore. ho fatto un po' di shopping. Ho deciso che da oggi in poi, quando andrò in giro in città, mi devi sequestrare il portafoglio, vero? Tanto vuoto. Adesso sì. Quando Appunto. sarà di nuovo pieno, prima o poi. Arrivo. Dove te ne vai? A bere. Sapevo che se ne sarebbe andato. Comunque, voglio farvi vedere molto brevemente cosa ho comprato ieri in centro a Trento. Brevemente è una battuta. Cercherò di essere breve. E non so bene il moroso. Il moroso mi mette in soggezione, comunque vabbè. Allora, partiamo da il mio negozietto che il moroso ama tanto. Ormai, poverino. Lo costringo ad andare in sto negozio praticamente tutte le settimane. Mi è arrivato a casa praticamente. C'è anche l'intruso qua. Chi è? Ah. Qui è Leo. E praticamente mi è arrivata a Buonasera. casa una lettera con scritto che praticamente avevo il 30% di sconto su un prodotto e per qualsiasi acquisto ricevevo il beauty, un beauty in omaggio. Quindi siamo andati da, dillo tu, dai. Yves Rocher. Lui, insomma, Rocher. questo. Aspetta che lo giro. Questo. Dai! E quante volte ci andiamo? Arrivo. Dai, smettila! Comunque, alla fine per fare il mio acquisto, visto che avevo lo sconto, bla bla bla, avevo lo sconto del 30%, mi sono comprata un nuovo fondotinta. Ormai li ho provati tutti. Comunque, ho preso fondotinta. Il numero Rosé 200. Perché la commessa di Yves Rocher mi ha detto che praticamente io prendevo il beige, ma sbagliavo. Quindi adesso vado sul Rosé. Speriamo sia quello giusto. Però anch'io, così Beh, magari non ci andiamo più. eh no, amore, se è quello giusto, quello continuerò a comprare. Comunque, il beauty in omaggio, se ricevete anche voi la letterina, è questo qua, che secondo me lascerò a casa del moroso con tutte le mie cose, così non devo fare avanti e indietro con i trucchi. Questa è azzurra. Pian piano arrivano tutti e tre. Mamma ci E non fa. questo è il beauty. Mamma. Ok, mi ha fatto perdere la gatta. Dai un bacino papà. Bacino papà. Zurra, bacino papà. Bravo. Tanto tagli, no? Taglio, taglio. Taglio. Comunque, Yves Rocher. Aia! Era la mia faccia. Poi siamo andati qua. Ah, c'è roba tua. Si picchiano. Siamo andati da Carrera. Bimbe, se mi fate cadere la telecamera, però taglio la coda. Abbiamo comprato. Queste le abbiamo comprate insieme, in realtà. Queste non le abbiamo comprate ieri. L'albero. Perché è così difficile oggi? Abbiamo comprato la maglia di Carrero. Abbiamo preso una maglia, insomma. E quanto l'abbiamo pagata sta maglia? Perché? Vabbè, non c'è lo scontrino. E poi abbiamo 15 comprato. euro se vi può interessare in offerta Carrera. Sì, no, ma c'era lo sconto comunque. E poi abbiamo comprato il portafoglio nuovo. Che per la prima volta non è nero, secondo me. Prima volta sì. Anche. Ma è in tinta con la maglia. Comunque il portafoglio è jeans. L'ho convinto. Ah, ahia, c'è la mia schiena. Fatica. Smettila. Smettila. Comunque, Ma tu secondo. davvero vuoi fare video con me ancora? No, mai più.
Cioè, ti mando fuori. Mi manda fuori. Offri caffè? No. Ah, poi ieri... C'è la terrorista. È saltato un gatto. E sono andata da H&M. E c'è che? H&M. Ah, Hitler e Mussolini. Non si dicono queste cose. Comunque ho comprato la maglia con gli unicorni. L'unicorno. Dove cacchio è l'unicorno? Qua. E era in offerta a 8 euro. Quindi l'ho presa subito. Me la sono anche già messa. Da H&M ho comprato anche un... aiutatemi. Cioè un pennello praticamente con sopra invece che il pennello... la spugnetta per il trucco, quindi in realtà cioè è molto più comodo da usare secondo me. L'ho comprato a 3,99 euro, ma secondo me è caduto fuori dal sacchetto e è rimasto in macchina, quindi ero un po' triste perché non potevo farvela vedere, però vabbè, se andate da H&M nel reparto trucchi, pennelli, quelle cose lì c'è, e capite insomma. Comunque è una spugna. È il moroso che insegue la gatta. Vabbè, poi, da sempre abbigliamento, sono andata, dopo una vita e mezza, sono entrata da, come si chiama? Tally Whale. Vabbè, avete capito? Io ho no. Trovato, Io no. Non mi capisci mai tu. Ho comprato però questa cosa. Me. L'albero. Ho comprato questo, che è un body. Ma mi piaceva la scritta in realtà. Born to... cos'è c'è scritto? Born to love 90. Insomma, l'ho comprata solo perché c'è il mio anno. Cioè, non è che dovevo farci... cioè, non lo so quando lo metterò e se lo metterò mai nella mia vita. Però c'è il mio anno e quindi l'ho comprata. Qua cadono le paure dell'albero. Se fate, ho trovato uno scontrino, così vi posso dire anche quanto l'ho pagata questa cosa. Il body l'ho pagato 12,99 euro, giusto? Sì. Subtotale 25. Ah, ok. 12,99 euro il body. E poi ho comprato una felpa. Che bellissima, perché in realtà qua c'ho gli spacchi. I fili sopra della felpa sono tipo in velluto e mi piaceva un sacco la scritta, che adesso il moroso vi traduce in italiano, vero? Vai, vieni. Moroso, dove sei? Moroso? È in inglese la scritta. Non c'è. Dai. I love ven a boy. Dai. Che vuol dire io amo il mio uomo. Non è vero. No, il mio body. No. No, e non lo so, diglielo tu. Io allora, la frase è... Io amo quando un ragazzo mi fa sentire donna. Una donna e una piccola ragazza nello stesso momento. Non sono io. No, tu mi fai sentire vecchia. Ah, la schiena. E anche la felpa era in offerta a 12,99 euro. Vive Rocher. Vive. Vive, vive. Allora, andiamo avanti e lasciamo le cose più grandi alla fine. Quindi, sono andata nel negozio Stella Z perché avevo assolutamente bisogno di una borsa. Perché la mia borsa invernale, poverina, ciao. E era tutto scontato del 30%, cioè tutto il negozio era scontato del 30%. Voi potete capire il mio disagio in questo momento. Ci mettono di nuovo nelle playlist disagio di Instagram qua, ci mettono nelle playlist disagio di YouTube. Ah, mannaggia. Comunque ho comprato la borsa. Ah, ti piace la borsa? È una borsa in realtà nera a righe e c'è anche la tracolla. Non so se si vedono le righe. Ha anche la tracolla, così quando sono con i bambini tracolla e via. E questa l'ho pagata, signor Simone, ragioniere, 24,99 meno il 30.
24,99 meno il 30, che vi dico anche quant'era, dovrebbe essere sui 17,49 euro. È arrivata Grey, questa è la terrorista che stava facendo cadere l'albero. Poi a mare sono andata da Casanova, che ha aperto tipo settimana scorsa a Trento, io non lo sapevo neanche. Allora, tra questo e gli altri tre, cioè voi non potete capire quanti io in questo momento non sopporto nessuno, ma nessuno. Amore, mettetela in testa. Guarda, amore, guarda, poi cioè, ti regalo ciupa ciupa a forma di cuore di Tali Wally. Da Casanova ho comprato una scarpiera di quelle in tessuto e l'ho pagata 11 euro. 11,90 euro. E devo aprire ciupa ciupa. Poi stai zitto. Comunque, 11,90 euro la scarpiera per casa mia a Bolzano, perché qua non si, no, casa mia, mi serve una scarpiera perché non so più dove mettere le scarpe. Sempre i gatti, eh? Poi l'ultimo acquisto è l'ultimo, vero? Ho comprato altro. Ah, l'ultimo acquisto, che è in realtà una di quelle cose che devo provare il prima possibile, però ovviamente sempre a casa mia perché qua non ho l'attrezzatura. Mi sono comprata una mini macchina da cucire più il set da cucito, che adesso, visto che tanto il moroso sta giocando con i gatti, vi faccio anche vedere se ce la faccio, eh. Beh, il set da cucito è tipo quello che vendevano da Lidl. Ha un po' di aghi nuovi. Visto che i miei sono spariti. Comunque il set da cucito ha un sacco di fili, questi sono appunto per la macchina da cucire. Aghi, forbice e... come si chiama? Ditale? Non è il ditale, è il metro. Metro da sarto. Questo aggeggio non so cosa... Ah, questi sono i due... Ci sono due ditali e due cosi per infilare il filo dentro l'ago. Capito? Comunque questo era il set. Infilare il filo dentro l'ago? Sì. Non hai visto questa roba? Questi servono per infilare il filo nella cruna. Non li ho mai visto. E la macchina da cucire è piccinissima. È veramente piccola, 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 piccola. Stai perdendo i tocchi. Che tocchi? Ah, dolce. Ah, dentro ci sono delle bobine piccine. Ah, un altro infila filo. E questo è l'ago per la macchina. Non ho idea di come si monta questo aggeggio, però nel caso appena arrivo a casa, una bobina tra l'altro è già montata, appena arrivo a casa, se funziona davvero vi faccio vedere come funziona. Se magari non la rompi adesso, può darsi che funzioni. Ah, dici la rompo a casa? Sì, rompila a casa magari. Ah, ok. Non ho idea di come si usa una macchina da cucire, quindi piuttosto, insomma, ho speso... Belle le dita cucite. Quanto l'hai pagata? Non lo so. Non so leggere gli scontrini. Mini macchina da cucire, 19,90. Vabbè dai, ho speso 20 euro per una macchina da cucire. Se che funziona... non userà mai. Se funziona. Se funziona. Ho fatto un affare. Piuttosto che comprare una macchina da cucire, magari di quelle professionali. Ma la pedalina dov'è? E poi sono impedita. Perché c'è una pedalina? Già, era questa. Ah, era partita. Poi torna. Ah, e c'è anche la pedalina. Altrimenti come vuoi usare la batteria? Non so come si usa. Vabbè, comunque, magari facciamo un video a parte di come usare la macchina, la mini macchina da cucire del Casanova. Amore, ma quello è il tempo che siamo qua? Sì, fai conto che per metà del tempo hai rotto le scatole, però... Si prova ad andare in città? Ho messo tutto. Comunque. Tutto. Allora, questi erano gli acquisti dell'Immacolata Concezione.
E volevo dirvi che il moroso è in svendita al 50%, anche al 70% se fate una buona offerta, ma nel caso vi pago io per tenerlo. Quindi. Solo ragazze dai 20 ai 22. Sono già fuori fascia io. Sono già vecchissima io. 20-22, basta, ormai sono. Lavoratrici perché già mantengo lei. Ah no? Ma tutta sta roba chi l'ha comprata? Un prossimo video, ciao! Mi mantiene, me la sono comprata la roba. Allora, volevo anche dirvi che siamo arrivati a 4.000 iscritti e vi avevo scritto anche sulla pagina Facebook che, visto appunto il traguardo dei 4.000 iscritti, potevo quasi quasi pensare di fare un qualche speciale, qualcosa. Quindi se avete qualche idea su qualche challenge strana da far fare al moroso, tipo, magari fatemelo sapere nei commenti oppure scrivetemi sulla pagina o su Instagram o su Twitter o insomma dove volete. O una mail, un piccione viaggiatore, non lo so come volete, e quindi magari poi mi verrà in mente qualcosa da fare di speciale per i 4.000 iscritti che intanto io ringrazio e vado in città col moroso perché sennò rompe e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.